La città di Trieste si trova nel 1953 ancora in una situazione sospesa, da ben 8 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Staccata dall'Italia nella zona A del TLT, Territorio Libero di Trieste, in un clima di forte incertezza circa il suo destino finale, sottoposta all'amministrazione del governo militare alleato, psicologicamente prostrata e mutilata del suo entroterra, vive ore di angoscia e di forte preoccupazione. In Jugoslavia si continua a parlare in certi ambienti di Trieste come di parte inalienabile della patria jugoslava, assumendo toni sempre più minacciosi in una escalation diplomatica che storicamente si ricorda come la crisi internazionale di Trieste tra Italia e Jugoslavia, che sfiorò un conflitto armato fra i due stati. Questo contesto storico e in questa atmosfera, il vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, fa sentire la sua voce dal pulpito della Cattedrale di San Giusto, in occasione dell'anniversario del santo patrono della città il 3 novembre 1953, interpretando i sentimenti della stragrande maggioranza degli abitanti della città. Durante la cerimonia al Colle di San Giusto, Monsignor Santin pronuncia un'omelia particolarmente rilevante che ora viene ricordata. Di fronte al santo patrono di questo popolo cristiano e generoso, che non vuole mai cambiare volto e anima, noi diciamo che abbiamo diritto a un po' di pace. È ora che da oggetti diveniamo soggetti, da merce di scambio diveniamo uomini, se la civiltà è realtà e non ipocrisia. La mia voce di vescovo si alza in nome di un popolo che da 8 anni attende paziente, fidando nella giustizia, nell'umana fraternità, nell'amore della libertà che tutte le genti affermano di voler perseguire nel loro operare, e ora si vede minacciato da ogni parte senza sua colpa. La nostra voce debole e povera non può farsi sentire nel grande agone delle intese mondiali. La profonda pena che tutti portiamo nel cuore, le sofferenze indicibili della nostra diocesi, sono inezie di fronte alle quali il mondo non si ferma. Ma io ricordo che la giustizia anche di un solo uomo è sacra, è grande davanti a Dio quanto quella di un popolo intero, e violarla è un grande delitto. Conserviamo la nostra dignità e non perdiamoci d'animo. Noi non conosciamo l'avvenire, ma sappiamo che su questa strada passa la salvezza.